Buongiorno, ben ritrovati, un nuovo appuntamento con voi la linea per approfondire i temi del giorno. Parliamo della spesa, spesa che costa sempre di più e i rincari non sono legati solo agli effetti della guerra in Ucraina. A dirlo è Andrea Freschi, presidente provinciale di Confcommercio Fidaudine. La preoccupazione riguarda anche l'approvvigionamento di prodotti freschi. È un po' difficile capire quale effettivamente sarà il rincaro di prodotti alimentari nei prossimi mesi. Al momento si parla di un incremento dei costi di almeno il 10%, soprattutto per quanto riguarda i farinacei, ma ne parliamo con il presidente provinciale della FIDA Confcommercio, Andrea Freschi, che tra l'altro è anche consigliere nazionale della FIDA. Per il momento avete constatato un incremento del 10%, quindi solo per i farinacei, però un decremento del costo dei prodotti freschi. Sì, ci sono dei prodotti non solo per i farinacei, ma in generale ci sono degli aumenti per alcuni prodotti ad esempio derivati anche dalla lavorazione dei cereali o piuttosto che di altri ortaggi. Vedi ad esempio quelli che vengono utilizzati comunemente per produrre l'olio di semi in questo momento. Si trova ad essere anche contingentato in termini delle quantità che possono essere acquistate nella grande distribuzione piuttosto che nella distribuzione tradizionale, proprio perché c'è carenza di prodotto. Discorso diverso invece è quello che va fatto per i prodotti freschi, freschissimi, quali gli ortaggi, che subiscono delle variazioni di prezzo anche in funzione di quella che è la disponibilità stagionale. Stagione come questa, che diciamo che climaticamente è una stagione ideale, vede sicuramente i prezzi dei prodotti ortofrutticoli in ribasso e in ribasso anche piuttosto importante, specialmente per quanto riguarda gli ortaggi fondamentalmente. Questo sempre facendo riferimento ai costi del prezzo dei prodotti dello scorso anno, ma anche specialmente facendo riferimento a quelli che sono i costi degli stessi prodotti magari del mese scorso, perché, però ripeto, questo fa parte un pochettino della stagionalità e quindi abbastanza comune per questo tipo di prodotti. Secondo me merita anche però fare un ragionamento a lungo termine su quelle che sono le cause degli aumenti di alcuni prodotti, che sono naturalmente degli aumenti legati non solo a quello che è il prodotto stesso che viene venduto, ma anche per quelli che tutti quelli che sono dei prezzi, dei costi complementari, costi ad esempio legati ai trasporti, costi legati agli imballaggi, che comunque sia sono aumentati in maniera importante questi prodotti, questi costi complementari, ma che inevitabilmente poi finiranno per gravare su quelli che sono i prezzi finali che i consumatori andranno poi a pagare nel momento in cui faranno la spesa. Ma lei si è reso conto che questi incrementi si segnalavano ancora prima della guerra in Ucraina? Certo, sicuramente. Io in questo momento ho l'impressione che si stia scaricando una serie di responsabilità su quella che è naturalmente la gravissima situazione che si sta vivendo in Ucraina, ma le tensioni di prezzo a livello internazionale prima e a livello conseguentemente nazionale sono iniziate alla fine dell'anno scorso e quindi è un qualche cosa di più articolato, un pochettino è più sicuramente complicato rispetto a quello che potrebbe essere magari un correlato immediato a quella che è la situazione del conflitto fra la Russia e l'Ucraina. Senta, ma di fronte a questa situazione, la piccola distribuzione riesce a far fronte in maniera diversa rispetto alla grande? Ma certamente, noi abbiamo in alcuni casi dei vantaggi e degli altri degli svantaggi. Cioè, la grande distribuzione lavora generalmente con dei contratti, quindi dei prezzi che vengono stabiliti a lungo termine, che naturalmente vedono quella che è la proiezione dei prezzi dei prodotti come minimo a 6 mesi, a 3 o a 6 mesi di distanza rispetto al momento in cui il contratto viene fatto. Tant'è che i contratti che vengono stipulati per molti prodotti per la seconda metà di quest'anno, come dico, a livello di grande distribuzione, hanno degli aumenti anche piuttosto importanti. Un discorso invece un pochettino diverso è il nostro, nel senso che noi acquistiamo abbastanza alla giornata, cioè nel senso che andiamo a rifornirci per quelli che sono i prodotti, per cui nel momento in cui ci sono magari delle riduzioni di prezzo, noi risultiamo avvantaggiati rispetto a quelli che magari hanno dei contratti più a lungo termine. Vero che anche quando ci sono delle tensioni in aumento dei prezzi, la grande distribuzione che ha vincolato il prodotto per un certo periodo di tempo, in questo caso riesce avvantaggiata, nel senso che non subisce quelli che sono gli aumenti temporanei e immediati dei prodotti, ma una cosa a termine un pochettino più lungo. Ecco, un attimo la situazione complessiva del comparto, soprattutto per la piccola distribuzione, perché sappiamo che ci sono dei giovani che hanno coraggio di aprire piccole attività anche in località sperdute.
Questo sicuramente, il tutto naturalmente è nato da quello che è stata la gestione della situazione pandemica, che ha visto un crescente riconoscimento del ruolo, una crescente anche necessità dei piccoli negozi, magari in borgato o in paesi diversi da quelle che è la grande città, quella insomma che è la realtà cittadina udinese. È vero che sono nate molte realtà, ci sono molti giovani volenterosi, è una cosa di cui sono sicuro io, ma credo sia sicuramente anche condivisa da molti. Certamente questa viene fatta più come un servizio sul territorio piuttosto che come una fonte di arricchimento, perché purtroppo non è aprendo un negozio in una frazione, in un paese della Carnia, piuttosto che delle valli dell'Antisone, piuttosto che di un piccolo paese, che consente alle persone di arricchirsi. Quindi questa cosa ci consente di avere un collegamento con il territorio, ci consente di avere un ruolo anche sociale da poter dare alle persone che magari non hanno la possibilità di spostarsi, e questo è un ruolo che è diventato una necessità nel periodo del Covid, ma che in questo momento è comunque un ruolo che viene ancora riconosciuto, per cui insomma questa la vedo positiva come cosa. Bene, ringraziamo Andrea Freschi, presidente provinciale della Fidaconf Commercio, consigliere nazionale. Restituisco la linea allo studio. È stato inaugurato allo Stringer di Udine il bar, gestito dagli stessi studenti, un esempio di alternanza scuola-lavoro all'interno dello stesso istituto scolastico, al quale si aggiungerà anche un servizio di ristorazione che potrà dare risposta alle richieste dei ragazzi che ora non hanno una mensa interna. Mi trovo all'istituto Stringer di Udine, dove oggi è stato inaugurato dagli studenti della scuola. Quindi un'idea innovativa, ne parliamo con la dirigente scolastica Monica Napoli, perché innovativa è il fatto anche del coinvolgimento dei ragazzi. Innovativa innanzitutto perché mira a sviluppare lo spirito di imprenditorialità dei ragazzi, ragazzi che si occupano in toto del bar, quindi della gestione, della pubblicizzazione sui social, fanno tutto ciò che farebbero se dovessero aprire un bar loro, quindi è innovativo da questo punto di vista, e anche perché fa parte di un progetto che speriamo sia più ampio respiro, che è il nostro progetto poi di apertura di un ristorante didattico aperto al pubblico nel futuro. Ecco, per il momento quindi solamente all'interno, però i ragazzi daranno a disposizione delle piccole schede praticamente in cui sono segnate le consumazioni che ognuno può effettuare. Esatto, loro venderanno delle schede con una decina di consumazioni, quindi obliteranno ogni volta la consumazione, quindi si autofinanzieranno con i proventi derivanti dalla vendita di queste schede. Quindi un ottimo compromesso per quanto riguarda l'alternanza scuola-lavoro, fatta addirittura all'interno delle mura scolastiche. Certamente, perché questa è un'esperienza che farà curriculum e la possono fare a casa loro, perché proprio la pandemia ci ha insegnato che la scuola è un luogo più che non mai di aggregazione e quindi i ragazzi cercano di essere presenti, vogliono essere presenti nei locali scolastici. Senta, è di questi giorni la protesta degli studenti che non hanno a disposizione, no? Parliamo in un istituto alberghiero dove adesso si realizza il bar, si punta appunto a creare una struttura per la ristorazione, però non hanno la mensa a disposizione all'interno della scuola, è per questo che i ragazzi protestano. Purtroppo è vero, però appunto il progetto è più ampio respiro, perché l'idea è proprio questa, di aprire il ristorante didattico cominciando dalla mensa, quindi cercheremo anche di ottenere tutte le autorizzazioni per poter vendere, diciamo, il cibo che produciamo. In questo momento non è possibile perché mancano alcune autorizzazioni. Quindi quanto tempo ci vorrà secondo lei per dare risposta ai ragazzi? Io spero che il prossimo anno scolastico quantomeno di poter offrire una mensa interna. Dipenderà anche degli spazi e della situazione pandemica, ovviamente. All'inaugurazione di questo bar all'interno dell'Istituto Stringer di Udine anche l'assessore alla cultura, che oggi è qui, l'assessore all'istruzione, che oggi è qui in veste anche, cioè rappresenta il primo cittadino, Elisabetta Marioni. Ma lei, è vero che ha insegnato in questa scuola? Certo, buongiorno a tutti.
Diciamo che oggi sono ritornata a casa, io qui ho insegnato fino al 2020 e conosco molto bene questa scuola, addirittura quando io ho iniziato ad insegnare erano gli anni 80, quindi ho visto la nascita dell'istituto alberghiero, ero insegnante al commerciale, insegnante di lettere e ho visto anche la nascita dell'istituto tecnico turistico. E dove ho concluso la mia attività proprio nel tecnico turistico. Ma vedere la trasformazione sì, da allora a oggi. Ma da allora ad oggi. Intanto io di questo progetto già avevo sentito parlare e sono molto felice che oggi si sia realizzato. Molto bello questo progetto di educazione all'imprenditorialità, per cui i ragazzi mettono proprio in pratica le loro conoscenze e realizzano quella che è in effetti una piccola impresa. Piccola pausa per la pubblicità, ci vediamo tra poco. Bentornati a Da voi la linea. È stata presentata a Palazzo Mantica a Udine la settimana della cultura friulana organizzata dalla Filologica Friulana. Sono quasi 200 gli eventi programmati dal 5 al 15 maggio. Palazzo Mantica, sede della Filologica Friulana, si è appena conclusa la presentazione della settimana della cultura friulana, in programma dal 5 al 15 maggio. Ne parliamo con il presidente della Filologica Friulana, Federico Vicario. Da che cosa sarà caratterizzata, tanto più che quest'anno si potranno organizzare iniziative in maniera diversa rispetto ai due anni di pandemia? Beh, certamente quest'anno diciamo segna un po' il ritorno a quello che è la partecipazione del pubblico, partecipazione della comunità e delle persone alle nostre manifestazioni. Abbiamo presentato questo ricco programma che va appunto dal 5 al 15 maggio con ben 192 iniziative, per la maggior parte circa due terzi con il pubblico in presenza, quindi su tutto il territorio della nostra regione, quindi tra le province di Pordenone, Gorizia e Udine. E molti altri contenuti, molti altri materiali invece saranno fruiti attraverso la nostra piattaforma, quindi attraverso la rete. Sono contenuti che riguardano la promozione e la valorizzazione di importanti materiali etnografici, quanto anche diciamo, materiali storici per quanto riguarda le riviste friulane, e poi diciamo, molte altre iniziative come ricordi, come appuntamenti, come conferenze, come convegni in queste due modalità. Ecco, il coinvolgimento dell'ente Friuli nel mondo, quindi settimana della cultura friulana praticamente in tutto il mondo. Sì, è un piacere condividere anche quest'anno con la Società Filologica Friulana le attività di questa importante settimana della cultura friulana, perché è responsabilità anche del nostro ente condividere, mantenere e valorizzare quelli sono i valori della cultura friulana. Quindi grazie alla tecnologia ci permettono di trasmettere tutti questi importanti avvenimenti a tutti i nostri Fogolars Furlans del mondo, che sono oltre 150, sparsi in tutti i 5 continenti, e quindi aprirsi anche a quella comunità di friulani che addirittura è quasi conta, quasi come tutti i friulani residenti in regione. Qual è il significato della settimana della cultura friulana? Ne parliamo con il Presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, perché mai come adesso no, si è riaccesa questa voglia di riscoprire le nostre radici, di riscoprire e valorizzare la nostra lingua. Ma la capacità della Società Filologica Friulana è quella di aver realizzato attraverso non solo questa settimana ma tutta la sua attività sia una rete che ha tenuto insieme le varie produzioni culturali, storiche, artistiche, linguistiche della nostra patria del Friuli, con anche tutto quello che la gente, non solo quella che ha passione di queste cose, ma anche con i giovani, con le nuove generazioni. C'è una rete che tiene insieme nel quale
a piene mani i ragazzi possono anche nel futuro mettere e raccogliere da questo giacimento tutto questo patrimonio di identità che consente loro di essere in qualche modo anche più coscienti e consapevoli della forza che un popolo come quello friulano ha anche attraverso la sua cultura. Un'iniziativa questa che ho definito monumentale, 192 attività per 10 giorni, quindi una produzione grandissima e anche preziosa perché ha una qualità alta. Ci sono uomini che partono da Hermes di Coloret per arrivare a Pasolini, passando da Maniacco, da Puppo, e con soddisfazione anche da Yacoum Dayjayce, che è una figura che è nata, in qualche modo ha vissuto a Talmasons, il mio paese, ma che ha rappresentato quella capacità del friulano di essere arguto, di essere in qualche modo anche molto presente, dare insegnamenti però di profondità morale rispetto a una semplicità di approccio con la gente. Credo che su questo l'attività svolta dalla filologica sia un'attività importante e di grande prospettiva. Ecco, facciamo chiudere proprio questo intervento, questo collegamento qui con Palazzo Mantica, proprio a Federico Vicario. Il messaggio che viene lanciato dalla manifestazione, dalla serie di manifestazioni, soprattutto ai giovani. Devo dire che il minimo comune denominatore della rassegna della Settimana delle Culture Furlane è proprio questa condivisione, questa essere parte di una comunità e questo riconoscere quella che è l'identità che naturalmente si coniuga per tanti aspetti e in tante forme diverse. Ecco, questo qui è un pochino quello che dobbiamo, come dire, la cosa sulla quale dobbiamo riflettere con più attenzione, quindi quella dell'identità, quello del sentirsi partecipe, il sentirsi la condivisione di questo programma e anche, io devo dire, dare spazio, ecco, diciamo, cioè dare spazio, ascoltare anche la voce degli altri in quella che deve essere una nuova polifonia per il nostro territorio. Bene, ringraziamo Federico Vicario, ringraziamo Loris Basso e ringraziamo Piero Mauro Zanin. Qui da Palazzo Mantica a Udine è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Isabella Gregorato assieme a Paolo Bassi per questi contributi. Noi ci lasciamo, ma vi ricordo che alle 16:30 ritornerà in diretta l'informazione di Telefriuli. Buona giornata.